Ciao ragazzi, buongiorno. Allora, come va? Ben ritrovati, buon lunedì. Ciao a tutti. Allora, spero che possa essere il primo video della giornata, ma potrebbe anche essere l'ultimo video della giornata. Un po' filosofico come discorso, nel senso che bisognerà capire se uscirà qualcosa di interessante. E se dovesse uscire qualcosa di interessante, vi invito a scaricare OneFootball, lato europei e lato calciomercato Juventus, perché qualcosa dovrà muoversi da una delle due parti per forza di cose. Quindi scaricate OneFootball per rimanere aggiornati costantemente su tutto quello che potrebbe accadere nel calcio e volendo anche legato alla situazione Eriksen. Io non ho fatto video a proposito perché mi sembrava stupido, semplicemente cosa dovevo dire. Lo abbiamo visto tutti, è stata una cosa che io ho avuto la sfortuna di vedere non proprio in diretta, ma appena mi hanno detto guarda che è successo questo, ho acceso il televisore per capire cosa fosse successo. Io, tra l'altro, ve lo dico proprio sinceramente, ho temuto il peggio perché mentre mostravano le immagini con i tendoni bianchi e tirati su per nascondere il ragazzo e i compagni intorno che piangevano, ho veramente pensato al peggio, semplicemente al peggio. Tra l'altro, una dinamica che mi ha ricordato tremendamente quella di Morosini del 2012, altro ragazzo che ricordo bene perché quello stesso giorno, poche ore prima la mattina, era morto un mio amico in un incidente d'auto. Quindi quella giornata me la ricordo veramente molto bene, veramente molto bene. E non mi è piaciuto nemmeno, se vogliamo, il discorso legato al far disputare comunque la partita e far disputare le altre. Perché penso che di fronte a certe cose si possa fare un passo più in là rispetto alla programmazione sportiva, rispetto all'evento. Poi magari è stata anche una richiesta, come si vociferava, dei ragazzi, dei compagni, però probabilmente un evento del genere avrebbe scioccato, ha scioccato me, che sono né tifoso della Danimarca né tifoso dell'Inter. Non oso immaginare i calciatori stessi, quelli che hanno condiviso con Eriksen fino a quel momento tutto l'hype che ha accompagnato alla partita d'esordio. Per il momento sembra essere stato scongiurato il disastro. Speriamo che le notizie possano essere incoraggianti anche da qui in futuro. Ecco, ci tenevo solo a fare questa piccolissima premessa sul discorso Eriksen perché mi sono ritrovato tantissimi messaggi che mi chiedevano: farai un video? Farai un video? Farai un video? No, ragazzi, non, ho preferito semplicemente fare un post, uno su Instagram e uno su Twitter, dove vi tenevo anche un attimo aggiornati perché anche sul Discord degli abbonati YouTube e Twitch qualcuno mi diceva: io non ho Sky, mi puoi aggiornare in temporale? Quindi facevo un po' la telecronaca di quello che stava accadendo, ma anche a Sky non avevo un'idea di quanto stesse succedendo effettivamente. Quindi c'erano ovviamente già gli avvoltoi, già le persone che iniziavano a dire: è andata così, è grave perché è qui là. Tutti che avevano già la loro presa di posizione. Io davvero, anche di fronte a certi eventi così delicati, la disinformazione, le fake news, la voglia di creare zizzania, di creare scompiglio, non passa, anzi, se, di più, addirittura di più, cazzo di più, perché è un argomento di cui parlano tutti. Ne ho parlato con mia madre per dire di questa cosa, ne ho parlato con la mia fidanzata, che sono due persone che solitamente di calcio non ce ne parlo mai, ma questa cosa è successa in un campo da calcio, ha una cassa mediatica veramente importante, e ne vogliono parlare tutti di questa cosa. Quindi ecco che cresce ancora di più la disinformazione e il fatto che ognuno possa dirla sua. Ecco, questa è stata veramente la cosa che mi ha dato molto fastidio, molto, molto, molto fastidio, però viviamo in un mondo che è fatto così e dobbiamo accettarlo. Passiamo un attimo lato Juventus, dove ieri sera non è sceso in campo d'élite, nell'Olanda ovviamente, perché ha un problemino ed è stato deciso, si è deciso di De Boer, poi tra l'altro, di risparmiarlo, dicendo fosse stata una finale sì, l'avrei rischiato, in questo momento non ha senso farlo giocare. È stata una partita veramente scoppiettante. Io ero al PC che giocavo, con un occhio giocavo, con l'altro guardavo la partita. È stata veramente interessante, ricca di gol, e l'Olanda è una squadra anch'essa interessante, devo dire la verità. Ci sono tanti ragazzi che meritano veramente un po' di attenzione durante questo europeo. Depay subito ha fatto una giocata allucinante. Sono partito all'Olanda proprio perché c'è un po' di chiacchiericcio Juventus, no? Con quel tunnel in contropiede,
con quel break, ripartendo da praticamente la sua tre quarti fino ad arrivare a concludere di sinistro, palla però parata dal portiere dell'Ucraina. Quindi niente di fatto, ma sicuramente una partita divertente. Depay, dico Depay proprio perché la scorsa settimana qualcuno mi aveva detto: guarda che è uscita su OneFootball la notizia di una Juventus che potrebbe entrare in corsa col Barcellona, si sta pensando di, alla fine in teoria, sempre in teoria perché qua siamo ancora nell'arco dell'incertezza, no? Non abbiamo ancora notizie ben definite, Depay dovrebbe poi andare davvero al Barcellona, andando a formare con Messi, Griezmann, Ansu Fati, Aguero, Dembélé stesso, beh, direi un buon parco attaccanti per il Barcellona. Manca sì, se vogliamo, il classico centravanti, ma sappiamo che in Catalogna quella tipologia di giocatore non è che ne abbiano avuti tanti, anzi forse l'unico vero centravanti che mi viene in mente negli anni è stato Ibra, e infatti è durato poco proprio perché costava un po' con il modo di giocare. La domanda però che vi faccio io in questo momento è: voi vi state ricordando, no, in questo momento di europei, di cose che succedono agli europei, partite da guardare, il girone della Francia che vorrei guardarmelo tutto, infatti probabilmente mi registrerò le partite e me le recupererò perché sono tutte interessanti. In questo momento qua voi vi ricordate che c'è anche la Juventus? Ah, perché forse il Covid e questo continuo comprimere partite all'interno di pochi giorni per recuperare i giorni persi per via della pandemia, e quindi questo susseguirsi di notizie per dire calcio mercato l'anno scorso, ragazzi, è durato un mese, cioè ogni secondo c'era bam 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 una notizia, una bomba, non una notizia, una bomba pronta ad esplodere, a detonare. Invece quest'anno qua, per adesso, un po' di calma piatta dopo un momento rovente legato alle panchine in cui veramente è successo di tutto, praticamente tutte in Serie A, le squadre della parte sinistra della classifica si sono messe a cambiare allenatore tranne Milan e Atalanta probabilmente, quindi bene o male ci sarà da divertirsi lì perché sono tutte squadre nuove, quindi ci saranno tante filosofie differenti. Invece sul calciomercato ancora, io vi avevo detto infatti che le principali trattative sarebbero state quelle legate a Donnarumma, perché se voleva concludere prima dell'europeo, e Donnarumma ha concluso, va a Parigi, e quella legata a Locatelli, ma alla fine quella legata a Locatelli è stata posticipata a dopo l'europeo. C'è sempre quella voce: Allegri avrebbe deciso che Locatelli è il centrocampista ideale dal quale ripartire per rifondare la sua Juventus, no? Però il Sassuolo l'ha detto chiaro e tondo: noi prima dell'europeo non ne parliamo, ne riparliamo poi alla fine, perché il valore del giocatore può crescere, essendo una competizione importante, sotto gli occhi di tutti, sotto i riflettori, e quindi il Sassuolo te l'ha detto chiaro e tondo: prima dell'europeo no, dopo l'europeo ne guardiamo, e tra l'altro non so nemmeno se voglio dei giocatori o se voglio tutti cash. Quindi rischiamo che il Sassuolo ce lo metta lì dove non batte il sole. Il problema di fondo qual è? E le altre due trattative ovviamente erano quelle legate a Ronaldo e a Dybala per i rinnovi, però anche qua c'è un po' di stand-by. Ecco, queste erano le trattative, e Morata stesso che ha detto: sì, lo leggo, però finché la Juventus non ufficializza il tutto io rimango qua in attesa. Quindi la domanda grossa è: perché la Juventus in questo momento è ferma? Ma ve ne dico un'altra banalmente: conferenza stampa di presentazione di Massimiliano Allegri? Bah, non si vuole togliere, non lo so, notizie agli europei? Boh, non ho idea. Tanto Paratici, che è stata l'ultima uscita ufficiale della società, ha firmato per il Tottenham, e vedremo se ci saranno intrecci nel mercato con la Juventus, probabilmente con la Serie A sì, si parla dello stesso Berardi, finito nel mirino del Tottenham di Paratici. Però per quanto riguarda noi, cioè, calma piatta. Ragazzi, calma, ma un'altra banalmente: la firma di arriva bene, arriva bene, e non è arrivata, male, siamo fermi, non si sta capendo molto bene che cosa sta succedendo, perché, boh, ripeto, probabilmente noi siamo abituati in quest'ultimo anno e mezzo ad un calcio molto più frenetico, molto più veloce e molto meno calmo. E probabilmente anche non siamo nemmeno abituati a ricordarci la competizione, no? L'europeo, il mondiale, in mezzo tra la fine del mercato, del campionato precedente e l'inizio del calciomercato.
e ve l'ho detto anche un po' nell'ultimo video che ho fatto, quello in cui vi ho svelato che non ho visto in diretta Turchia-Italia, se non l'avete visto trovate qui sopra nelle schede, io mi ero dimenticato quella sensazione, mi era completamente passata dalla testa al cervello quel modo di vivere il partito. Invece adesso sono qua, che è lunedì, fra due giorni c'è la seconda partita del girone, tra l'altro un risultato tra le altre due che è andata molto bene l'Italia perché hanno pareggiato e quindi noi ci portiamo in testa al girone e abbiamo la ghiotta opportunità già di mettere un grosso punto esclamativo sul nostro europeo e poi concentrarci per il post gironi, perché l'Italia ovviamente ha tutte le carte in regola per sognare, poi però bisogna vedere nell'uno contro uno, nello scontro diretto con delle nazionali un po' più forti. Adesso vediamo chi possono essere le gerarchie, ovviamente leggi la Francia e ti viene un po' di male, perché dicevo, ma wow, il Portogallo, campione in carica, probabilmente una squadra diversa rispetto a 5 anni fa, però vediamo, c'hanno un girone incredibile. La stessa Germania, appunto, è una grande incognita per il momento, ovviamente i nomi ce li ha, bisognerà vedere se sarà ancora la Germania che conosciamo, non quella che ha vinto il Mondiale, perché ormai è passato un po' di tempo, ma se può essere una buona Germania che vuole andare dritta in finale, come un po' le nostre ambizioni. Insomma, ci sono delle squadre che hanno cambiato tanto, delle nazionali che hanno cambiato tanto. Cioè io, per dire, guardo la nostra nazionale e finalmente vedo che siamo andati oltre. Siamo rimasti bloccati a Chiellini e Bonucci, e ve lo dico tranquillamente, l'ho detto anche in una live poco tempo fa, sono stupito da vedere entrambi i titolari. Non perché li consideri scarsi, e lo sapete benissimo, Chiellini e Bonucci per me sono due totem, sono due icone, sono due giocatori allucinanti, li amo, cioè c'è poco da fare, non ci giriamo intorno, e credo anche che siano a mani basse i due centrali più forti nella rosa dei difensori di Mancini, no? Della rosa dell'Italia, i due difensori più forti in Italia, italiani, ok? Il problema è che su Chiellini avevo tanti dubbi, tantissimi dubbi, non tanto su Bonucci, che come sapete credo che abbia ancora l'ultimo, se non gli ultimi due anni ad alti livelli che li possa fare, ma Chiellini ci ha dimostrato veramente una fragilità fisica quest'anno incredibile, è tirato a lucido in questo momento, speriamo che possa continuare così, perché Giorgio purtroppo ormai lo stiamo conoscendo, no? Nel momento esatto in cui ci sta facendo le partite, cioè le sta facendo bene, sta giocando con continuità, con grinta, con rabbia, con voglia, bam, e deve star fermo. Quindi speriamo assolutamente che possa continuare così. E ragazzi, questo era un video per raccontarvi un po' il weekend, quello che è successo in questo fine settimana, tutto dedicato all'europeo e poco dedicato alla Juve. E quindi voglio davvero una risposta da parte vostra a questo tipo di commenti. Perché secondo voi la Juventus in questo momento calma piatta? Perché non ha idee, non sa dove sbattere la testa, o perché sta iniziando a programmare nei dettagli, filo per segno, carta canta con Allegri che si scrive i nomi e poi iniziano a fare il mercato quando tutto il quadro dirigenziale sarà completato? Fatemi sapere qui sotto nei commenti. Noi magari ci vediamo anche dopo, eh.